bentornati in Messbook Channel. Quest'oggi si parla della TBR di giugno. Allora, parto dicendo che questa TBR è un po' esagerata. Ho preso tanti libri, da un lato perché mi piacerebbe compensare la scarsità di letture degli ultimi 2 mesi. Però appunto credo che non arriverò a leggere tutti i libri, soprattutto perché avevo dimenticato la maratona shakespeariana, per cui avevo scelto 1, 2, 3, 4, 5 libri, però alla fine ne ho aggiunto un sesto, che è appunto The Tempest di Shakespeare, che è appunto il sesto libro della maratona shakespeariana. Ed ecco appunto il primo libro da leggere, La Tempesta di Shakespeare. Già sul gruppo se ne inizia a parlare. Fra le altre cose, una ragazza che è lì del gruppo ha consigliato il libro di Nadia Fusini, non ricordo il titolo del libro, che ho capito essere una sorta di esegesi, spiegazione, interpretazione della tempesta. Non credo che lo comprerò perché è un'edizione Naudi, fra le altre cose di quella con la copertina rigida, sembra, per cui costerà 1.000 euro e io non ho intenzione di comprarlo. Però appunto La Tempesta è una di quelle opere di Shakespeare più soggetta a interpretazione, mettiamola in questi termini, e soprattutto ha una grandissima storia di riscrittura. Moltissimi autori hanno deciso di riscrivere La Tempesta e di reinterpretarla. Secondo libro da leggere, ve l'ho mostrato nel book haul di qualche giorno fa o settimana scorsa, non so quando è andato, ve lo metto qui su. È questo Murder on the Orient Express di Agatha Christie. Ho comprato questo libro, è in inglese, non vedo l'ora di leggerlo, mi intriga tantissimo, per cui appunto spero di riuscire a leggerlo questo mese. Credo che lo leggerò per ultimo, lo riserverò per ultimo, perché appunto se dovesse prendermi troppo tempo, almeno avrò letto qualcosa durante il mese. Se dovessi iniziare con questo e poi mi prendesse 3 settimane, poi mi resterebbe solo una settimana per leggere altro, facendo al contrario, male che vada, questo poi sforerà in luglio. Altro libro, questo qua piccolino, è La morte di Virginia di Leonard Woolf. Questo qua l'ho preso al Book Pride e fa parte del book haul del Book Pride, ed è appunto un estratto dell'autobiografia di Leonard Woolf, che era appunto il marito di Virginia Woolf, che parla appunto dell'ultimo periodo della vita della scrittrice. Come sapete, lei è nel mio cuore, per cui questo libro mi intriga tanto tanto. Questo qua credo che fosse anche nella TBR del mese scorso, che ovviamente è fallita miseramente. Il mistero di Rue de Saint-Père di Claude Isner. Vorrei iniziare questa serie di gialli, non so, sono un po' in vena di gialli, strano. Vorrei iniziare questa serie di gialli perché ho i primi 3 in casa da anni, credo, ma tanti anni, e non li ho mai letti, per cui appunto è una serie, non so quanti siano in totale, che appunto parla di questi gialli ambientati nella Parigi di fine 800, per cui l'ambientazione mi piace un casino, vedremo i libri. 2 libri che in realtà non c'erano messi, e uno dei quali credo che sarà l'escluso nel caso non riuscissi a leggerli tutti. Allora, il primo è Brevissima relazione della distruzione delle Indie di Bartolomé de las Casas. Questo libro non c'era messo, però è un libricino che, fra le altre cose, non è mio, è di mia madre, l'ho rubato nella libreria di Palermo e l'ho portato con me perché ho sempre voluto leggerlo, ma in realtà non c'è mai stata occasione, non è mai scattata la scintilla. Finendo la lettura di Sulla rotta dei ribelli, che vi ho mostrato nel wrap up, ve lo piazzo su, Emilio Leonardo cita appunto questo libricino. Per cui ho detto: vuoi che sia un segno del destino, che il fato che mi parla e dice leggi la brevissima relazione sulla distruzione delle Indie? Per cui l'ho messo in TBR, fra le altre cose è un libricino piccolo, potrebbe starci. Un libro che temo dovrà passare fra varie TBR prima di essere letto è questo Beatrice e i corpi celesti di Lucie Estebarria.
Perché appunto l'ho preso, cioè l'ho messo in TBR così, perché comunque è un libro che mi va di leggere, però appunto questo mese, poi aggiungendo gli altri, direi che la priorità ce l'hanno altre letture, questo è l'ultimo in ordine di priorità, per cui se dovessi arrivare a leggere tutti questi libri ben venga, altrimenti credo che questo sarà il primo, spero l'unico o comunque il primo degli esclusi, ma lo leggerò, datemi tempo. Con questo ho concluso, spero che le mie letture, le mie possibili letture, le mie potenziali letture di giugno vi piacciono. Se avete letto qualcosa fatemi sapere, datemi le vostre impressioni. Se avete fatto anche voi delle TBR, linkatemele giù così me le vado a vedere. Vi rinnovo sempre l'invito a seguirmi sui social perché lì, bene o male, sono sempre presente. Anche nelle 2 settimane di assenza su Instagram qualcosina la pubblicavo sempre. Per cui, insomma, se vi va di sapere se sono viva o morta, seguitemi su Instagram. E basta, detto questo, alla prossima. Ciao!